Jonathan Milan si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Foiano Valfortore questa mattina in provincia di Benevento e l'arrivo qui a Francavilla al Mare in provincia di Chieti, in pieno lungomare, vicino possiamo dire, allo Stadio del Mare. Il ciclista italiano della Lidl Trek vince in volata, una gara pazzesca, 207 chilometri totali, oltre 4 ore appunto di corsa e vince la sua seconda tappa in questa edizione del Giro d'Italia dopo aver vinto appunto la quarta. Domani tappa importante e tappa molto più particolare rispetto a quella un po' più pianeggiante di oggi. Si resterà in terra abruzzese, partenza da Martinsicuro e arrivo a Fano con tante, possiamo dire, situazioni montuose, ma comunque Tadej Pogačar mantiene anche oggi la maglia rosa. Vedremo domani cosa accadrà. Oggi ormai è passato, è stata una corsa intensa. Domani vedremo come mi sento dopo questa tappa e valuteremo le condizioni. Porta bene, seconda vittoria qua in Abruzzo e sono contento. È stata una volata molto diciamo movimentata, è stato un po' difficile anche trovarci con tutti noi ragazzi nel finale, però i ragazzi mi hanno superato benissimo durante tutta la gara e poi nel finale mi hanno accompagnato fino ai 500-600 metri nella ruota di team e poi lì ho seguito lui e ho fatto la mia volata. Ormai è abbonato alle vittorie in Abruzzo, vuol dire che abbiamo i rettilinei e i percorsi giusti per esaltare le sue qualità e spero che questa abitudine non la perda e anzi sarà buon, come dire, viatico per le prossime occasioni, perché non potrà, come dire, essere da meno.